Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Ammonta ad oltre 27 miliardi di euro il danno stimato provocato dal terremoto del centro Italia, di cui oggi ricorre il quinto anniversario. La struttura commissariale ha diffuso i dati aggiornati dalla ricostruzione. Quella privata risente delle difficoltà del settore edile e dell'aumento dei costi del materiale da costruzione. Accelera invece la ricostruzione pubblica. Il servizio di Alfredo Primante. Le difficoltà del mercato dell'edilizia, la scarsità di imprese e di manodopera e l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, indotti anche dal superbonus 110%, incidono sull'andamento della ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del centro Italia, che registra nel terzo trimestre 2021 una crescita più contenuta delle domande di contributo per gli immobili danneggiati e delle richieste approvate. La struttura commissariale del sisma 2016-2017, nel giorno del quinto anniversario del terremoto che ha colpito Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche, ha diffuso i dati relativi alla ricostruzione. Tra giugno e settembre sono state presentate agli uffici speciali delle regioni 438 richieste di contributo di ricostruzione a fronte delle 528 del trimestre precedente. Nel trimestre luglio-settembre sono stati emessi 765 decreti di contributo a fronte dei 1407 del trimestre aprile-giugno e dei 1910 del primo trimestre dell'anno. Nonostante la minor crescita nel terzo trimestre, i dati del 2021 però confermano e consolidano il deciso cambio di passo della ricostruzione avvenuto negli ultimi mesi del 2020. Da gennaio a fine settembre sono state approvate oltre 4.000 richieste di contributo che hanno consentito l'apertura di altrettanti cantieri, oltre un terzo di quelli aperti dall'avvio della ricostruzione. In questo periodo i cantieri che hanno concluso i lavori sono stati 1.691. Al 30 di settembre scorso si registravano 5.385 cantieri ultimati rispetto agli 11.000 autorizzati ed aperti. Nel 2021 si registrano avanzamenti importanti anche nella ricostruzione pubblica. Nel terzo trimestre dell'anno in particolare sono state erogate le prime somme pari a 67 milioni di euro per il finanziamento delle opere pubbliche previste nelle nuove ordinanze speciali. Le erogazioni effettive, a valere sulla contabilità speciale del commissario, erano pari a fine settembre a 468 milioni di euro a fronte dei 265 milioni di fine 2020. Considerando tutte le opere pubbliche, a fine settembre risultavano conclusi e in fase di collaudo 351 interventi a fronte dei 253 del 2020. Si tratta in particolare di 153 opere pubbliche in senso stretto, 100 chiese ed edifici di culto, 81 interventi realizzati dagli SMS solidali e 17 delle 20 scuole inserite nel progetto speciale. Secondo il commissario straordinario Giovanni Legnini, ammonta oltre 27 miliardi di euro il danno stimato per la ricostruzione del centro Italia terremotato. Per la ricostruzione privata, spiegato Legnini, occorreranno oltre 20 miliardi, per la pubblica 5 miliardi e 100 milioni e un altro miliardo e mezzo servirà per recuperare le 3.000 chiese danneggiate. Adesso, ha aggiunto il commissario, l'obiettivo è completare il censimento dei danni entro il 31 di dicembre 2021. In particolare per il patrimonio edilizio privato sono pervenute circa 58.000 domande di prenotazione al contributo a fronte di circa 80.000 edifici danneggiati, con un delta di 22.000 edifici che si conta di recuperare almeno in minima parte, stimolando, ha concluso Legnini, una nuova presentazione delle domande in modo da arrivare ad oltre 60.000 edifici da recuperare. I lavori lungo Viale Marconi spaccano la maggioranza del comune di Pescara. Il capogruppo di Fratelli d'Italia Rapposelli chiede che venga ritirata la delega al commercio all'assessore cremonese, suo collega di partito. Il servizio di Giuseppe Dintino. Si consuma lungo Viale Marconi la lotta fratricida in seno alla giunta comunale di Pescara. Ieri c'è stata una riunione a cui hanno partecipato anche gli esercenti, oltre al sindaco, gli assessori competenti e al presidente del consiglio comunale. Il consigliere Fabrizio Rapposelli chiede che il primo cittadino ritiri la delega al commercio all'assessore cremonese. L'assessore al commercio
attuale non ha preso mai posizione per quanto riguarda questa opera, non ha mai detto nulla su questa opera e non ha mai voluto, diciamo, farsi portavoce delle istanze dei commercianti che ieri hanno protestato e hanno soprattutto detto la loro in maniera anche molto chiara, e quindi ritengo che qualora un membro della giunta con una determinata delega non difenda, non sia paladino degli interessi o comunque delle istanze di quel ramo della delega, è bene che la rimetta la delega in questo caso. Nella maggioranza di centrodestra la crisi è diventata ufficiale, tuonano le opposizioni. Rapposelli infatti in consiglio è capogruppo di Fratelli d'Italia, stesso partito di cui è espressione l'assessore cremonese. E se ci sta anche qualcuno del nostro schieramento che non ha, diciamo, sotto questo punto di vista rispettato anche le aspettative dei cittadini, è bene che faccia altro. Lui fa l'assessore a altre deleghe, al turismo, grandi eventi, credo che lo stia facendo anche abbastanza bene. Per quanto riguarda questa questione, è una questione insomma molto ma molto importante, il silenzio è stato abbastanza assordante. Dopo mesi di lavoro e aver cambiato idea diverse volte, con la segnaletica stradale l'amministrazione comunale ha terminato gli interventi lungo il viale. Si attende ora che gli autobus inizino ad attraversare le rotonde, così da verificare l'efficienza della viabilità. L'opera, diciamo, che è conclusa. Noi riteniamo, o perlomeno io da Presidente della Commissione Commercio e Attività Produttive, che questa è un'opera che è potenzialmente molto dannosa per il commercio cittadino, e quindi dal ruolo che rivesto in Comune, quindi Presidente della Commissione Commercio e Attività Produttive, non posso che preoccuparmi delle attività e dei commercianti di zona, di Viale Marconi, che hanno espresso a più riprese grandi riserve su questo tipo di opera e soprattutto sulla ipotetico danno ferale per le proprie attività commerciali. Restando in argomento, gli esercenti pescaresi sono esasperati per i continui lavori lungo Viale Marconi. La segnaletica crea confusione e può essere pericolosa, ci hanno spiegato i commercianti, ma il problema principale è quello della riduzione dei parcheggi. Vediamo. Viale Marconi, importante arteria di Pescara, cambia faccia. Nuove rotonde, due corsie dedicate agli autobus e via gran parte dei parcheggi. I pescaresi meritano strade come quelle di Parigi e non come quelle di Baghdad, ha detto soddisfatto sui social il sindaco Carlo Masci. Ma gli esercenti che lavorano lungo Viale Marconi cosa ne pensano? Questi lavori sono sbagliatissimi da parte mia, che noi siamo un'attività da 40 anni e questi lavori che stanno facendo qua, la carreggiata a quattro corsie, due per gli autobus e due per le macchine, per me, cioè per tutti i negozianti di via Marconi, è una cosa negativa. Noi siamo tutti i giorni qua, a parte che io non capisco nulla, una corsia autobus affiancata al marciapiede, l'altra invece a metà, noi siamo preoccupati. A parte questo non abbiamo nemmeno un piccolo parcheggio per noi, né per noi per un attimo fermarsi, perché comunque svolgiamo un servizio importante, la gente che lavora non può fermarsi un attimo, ma non solo noi, la farmacia, come fa un anziano a parcheggiare, non lo so, sotto il ponte o che alla stazione, dove non ci sono parcheggi. I parcheggi perché qua non si potrà scaricare, non c'è non è previsto solo qualche parcheggio dall'altro lato, ma è per i disabili, non è solo per noi, i disabili, chi ci abita, il carico e scarico, qui le attività commerciali, se mi arriva il camion per scaricare io non lo posso far scaricare qua. Gente che si deve fermare un attimo per una sosta, un negoziante, qualunque attività va via. Ti dico la mia, non ci stiamo capendo più niente, non per parlar bene, non per parlar male, ci svegliamo la mattina c'è una rotatoria, ci svegliamo la seconda mattina non c'è più. E non entro nel merito dei lavori perché non sono né un tecnico né sono pratico dei lavori. L'unico problema che stiamo riscontrando tutti noi commercianti, credo che sia credo che sia chiaro, è quello dei parcheggi, quella della mancanza dei parcheggi, della cancellazione dei parcheggi. Mi auguro che questa soluzione che hanno trovato non sia deleteria anche per l'incolumità delle biciclette, dei pedoni stessi.
E loro la risposta, ieri c'è stata una riunione, il sindaco ci rideva in faccia, questo mi ha fatto veramente male. Questa notte non ho dormito perché essere così trattati da una persona che fa politica, che dovrebbe fare il bene comune, non è accettabile. Noi siamo qua, paghiamo le tasse, siamo qua, ci allaghiamo. Non lo so, noi siamo preoccupati. No, non sappiamo nemmeno come è ancora chiusa, ma quando si apre non sappiamo nemmeno come sarà il traffico. Attendiamo che vada in porto, come dice il sindaco, la nuova Parigi col mare di Pescara e attendiamo fiduciosi, anche se di fiducioso credo non ci sia nulla. Il sindaco di Lanciano Filippo Paolini ha varato la giunta conferendo le deleghe agli assessori. Maggioranza femminile per il Paolini Ter, che vede nella squadra di governo 4 donne e 3 uomini. Il vice sindaco è Danilo Ranieri, a cui sono stati affidati il bilancio, la cultura e sport e turismo. Mobilità e traffico sono le deleghe affidate a Paolo Bomba, mentre Tonia Paolucci gestirà la transizione ecologica, il PNRR, la sicurezza e le contrade. A Graziella Di Campli Paolini ha affidato urbanistica, patrimonio e politiche della casa, mentre ad Angelo Palmieri sono andate le deleghe all'istruzione, alle risorse umane e agli affari generali. Commercio, agricoltura e tutela degli animali invece sono le competenze di Maria Ida Troilo, mentre Cinzia Amoroso si occuperà delle politiche sociali. L'amministratore delegato di ANAS Massimo Simonini ieri in Abruzzo ha preso parte ad un incontro a Loreto Aprutino per l'elaborazione del progetto della Loreto Penne con destinazione Farindola. Stefano Recanati. Stiamo cercando di capire nel dettaglio alcuni passaggi che cercheremo nel possibile ovviamente di sanare. Sono le parole dell'amministratore delegato di ANAS S.p.A. Massimo Simonini, arrivato ieri in Abruzzo per prendere visione della viabilità Scafa Manopello Passo Lanciano. A Pescara, per l'eventuale realizzazione di uno svincolo chiamato Colle Caprino all'altezza dello stesso, che permetterebbe di utilizzare la circonvallazione Monte Silvano Pescara come un semiraccordo anulare. Nel pomeriggio poi a Loreto Aprutino per l'elaborazione progettuale della viabilità Loreto Penne, anche con destinazione verso Farindola. È una strada complicata, ha avuto tante vicissitudini e stiamo cercando di rivedere e rivalutare la possibilità di realizzare quest'opera. Ha delle criticità indubbie, ma ci stiamo lavorando su. Per quanto riguarda la Maremonti, 2/3 delle risorse sono presenti anche nelle economie provenienti dal passato. La parte restante, come precisato anche dall'ingegner Simonini, non è difficile da recuperare all'interno di una rigorosa progettazione di qualità. Quello che è certo è che gli enti locali devono individuare il tracciamento migliore e non metterlo in discussione. Ci aspettiamo che questa progettualità volga a brevissimo tempo in opera e quindi possa dare delle risposte concrete all'area vestina e con essa anche all'area industriale che sarà necessaria per ridare vitalità alla nostra area, oltre che chiaramente a tutta la parte turistica. Quindi ringraziamo il senatore D'Alfonso per il suo continuo impegno e l'amministratore delegato dell'ANAS che sta mostrando un interesse particolare. Speriamo che un sogno prima o poi diventi realtà. Con l'ANAS abbiamo posto in essere alcuni principi in base ai quali poter finalmente sbloccare un'opera pubblica importante, cioè un collegamento veloce tra Penne e la costa. Penne è il baricentro di tutta l'area vestina, quindi dei centri limitrofi, e dobbiamo far sì che grazie anche ai fondi del PNRR individuare risorse aggiuntive per realizzare l'infrastruttura che attendiamo da circa 40 anni. Sono 83 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 2.667 tamponi molecolari e risultato positivo il 3,11% dei campioni. Si registra un decesso recente, si tratta di una 91enne del Teramano. Il bilancio delle vittime sale a 2.560. A fronte di una riduzione dei ricoveri complessivi continuano ad aumentare quelli di terapia intensiva. Scende però l'incidenza settimanale dei contagi, che torna sotto quota 50 e arriva a 48. I nuovi positivi hanno età compresa tra 2 e 93 anni. Gli attualmente positivi sono 1833, più 54 rispetto a ieri. 57 pazienti sono ricoverati in area medica, meno 7 rispetto a ieri, e 11 in terapia intensiva, più 1, mentre gli altri 1765 sono in isolamento domiciliare, più 60. I guariti sono 78.503, più 28 rispetto a ieri. L'incremento più consistente si registra nel Teramano 29, seguito dal Chietino 22, dall'Aquilano 19 e dal Pescarese 13.
Continua a far discutere il fosso grande affluente del fiume Pescara a rischio esondazione. Il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari ha presentato una interpellanza al governatore Marsilio. Vediamo. Non basta la saltuaria manutenzione del Fosso Grande, affluente del Pescara che nasce a Montesilvano e attraversa Spoltore, il capoluogo adriatico. A dirlo il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, che ha presentato un'interpellanza al governatore Marsilio. Generalmente la portata del canale è di 10 o 15 metri cubi al secondo, ma nel dicembre del 2013, quando un'esondazione provocò danni per circa 1 milione di euro, scorrevano 150 metri cubi di acqua al secondo. Situazione questa che si è ripetuta anche nel luglio del 2019. Oggi nulla è stato fatto di questa grande, possiamo dire, infrastruttura importante per regimare le acque. Hanno fatto delle opere che io chiamo palliativi, di sostruzione del canale e quant'altro, che non hanno risolto il problema, hanno solo peggiorato il problema. Che perché i soldi sarebbero già stanziati? Sì, sì, ci sono soldi, 800.000 euro, poi c'è stata una piccola decurtazione, certo servirebbero più fondi, ma già con questo iniziamo a fare delle opere importanti. Perché ancora non hanno utilizzato questi soldi che sono a disposizione? È perché gli ingranaggi burocratici, possiamo dire, che stanno un attimino ritardando le varie amministrazioni coinvolte, Regione Abruzzo, e poi a mio avviso non c'è stato mai questo interesse per risolvere davvero il problema. Hanno cercato di mettere in campo dei palliativi, questo è il problema. Il comitato cittadino formatosi per affrontare il problema del Fosso Grande chiede che si utilizzi lo spazio, di proprietà del comune di Spoltore, lungo la sponda del canale. Lì dovrebbe nascere un parco pubblico e un impianto sportivo, dicono dal comitato, ma sarebbe meglio realizzarci una vasca di espansione. Modificarlo sostanzialmente, nel senso di costituire nella zona del parco pubblico un lago attrezzato come quello della Pineta di Pescara, che però nell'emergenza, quando c'è l'emergenza meteo, si chiude come accesso al pubblico e diventa la vasca di espansione a valle. Tra l'altro insiste sulla zona storica di espansione del fosso, che è la zona della motorizzazione, attualmente cementata. Quindi quella. Dopodiché occorre però lavorare a monte con dei salti idraulici, perché il problema è quello di trattenere l'acqua prima che arrivi nell'abitato, nel centro abitato, e di disostruire il canale terminale scatolato, quindi con la mancata manutenzione che tra l'altro ha determinato in qualche modo la inutilizzabilità del canale stesso, perché sotto ci sono i detriti di due alluvioni, quantomeno per quelli che sappiamo noi negli ultimi 10 anni, insomma. Sport, Serie C, il Pescara attende l'Olbia con cui domani si confronterà alle 14.30 allo Stadio Adriatico. Tornano tra i convocati Valdifiori e Galano, non ci sono Dursi e Frascatore. Recuperati Drudi e Ingrosso, il tecnico Auteri suona la carica e chiede ai suoi la prima di una serie di vittorie. Il servizio. Per il Pescara si apre una nuova fase della stagione nella quale bisogna iniziare a macinare punti, a cominciare dal match di domani all'Adriatico, ore 14.30 contro l'Olbia. È il senso piuttosto deciso delle parole del tecnico Gaetano Auteri dopo una settimana piena di lavoro per ricaricarsi a seguito del bottino gramo dell'ultimo periodo. Ma si apre un'altra fase del campionato sicuramente, noi dobbiamo andare alla ricerca di vittorie perché abbiamo necessità di recuperare i punti che abbiamo perduto, per tanti motivi, ma li abbiamo persi e non tornano più. Quindi domani è una partita da vincere, come lo saranno anche le altre, ma cominciamo da quella di domani perché non ci sono altre chance se non quelle di vincere. Il problema è quello dei troppi gol subiti, secondo Auteri, frutto di mancanza di cattiveria agonistica. Non abbiamo mai preso gol, fra tutti quelli che abbiamo preso, in cui abbiamo subito situazioni di inferiorità numerica, eravamo sempre piazzati numericamente, poi abbiamo fatto anche i fantasmi dal punto di vista difensivo, cioè c'eravamo ma era come se non ci fossimo. In alcuni momenti siamo stati deficitari nel contrasto, nei rapporti uno contro uno, nell'impatto fisico, poi di altri problemi non abbiamo, la squadra sta bene, è in sintonia, sta bene anche dal punto di vista fisico, abbiamo fatto una buona settimana di lavoro. Io non vivo né di antipatie né di simpatie e neanche faccio il paraculo perché con i procuratori o con l'esterno, io faccio il mio lavoro nel rispetto di quello che è il mio ruolo e devo trasferire questo, e nel rispetto di una città, di una tifoseria, di una società che ha obiettivi.
È chiaro che poi l'allenatore è il diretto responsabile, ma io non mi sottraggo alle mie responsabilità. Drudi e Ingrosso sono recuperati al pari di Iannes, non sarà tra i titolari Frascatore, non al meglio, come anche Dursi, che ha superato il Covid ma deve rimettersi in forma. Si va verso la conferma dei tre di centrocampo, Rizzo, Menucciai e Pompetti, i primi due in campo nonostante siano diffidati. Davanti scalpita Ferrari per un posto al fianco di De Marchi, nell'Olbia out Udo, Arboleda e Pinna, probabile chance per l'ex Mancini in avanti, l'altro ex Giandonato spera di recuperare un posto che ha perso nelle ultime uscite, così Auteri sull'avversario di domani. L'Olbia è una squadra che ha qualità e significati importanti anche come temi da proporre in campo, è una squadra che ad esempio a Reggio Emilia non più tardi di 15-18 giorni fa ha perso male alla fine. Ma noi in una partita che dobbiamo vincere abbiamo sviscerato quali sono i loro aspetti positivi, i loro aspetti negativi. Noi stiamo bene, abbiamo intenzione di giocare la partita con meno errori, perché alla fine conterà anche questo, perché fino adesso questo un po' ci ha penalizzato. Errori zero e fare una prestazione importante. Domani trasferta a Pontedera per il Teramo che affronta l'Aquila Montevarchi. Il tecnico Guidi recupera Rosso e Birligea, ma non Arrigoni, che in ogni caso partirà con la squadra. In mezzo ci sarà Lombardo con Mungo e Viero interni. Dietro Dubbio, Bua, Aziosmanovic con il secondo favorito. Davanti si ricompone il tridente con Malotti, Bernardotto e appunto Rosso. Il tecnico biancorosso ha fatto il punto della situazione partendo anche dagli ultimi sviluppi societari. No, ma è stata una settimana come tutte le altre, nel senso che la nostra testa, la nostra concentrazione non poteva che farci pensare al campo, anche perché veniamo da una partita in cui è vero che eravamo in gravissima emergenza, ma è vero anche che i gol ce li siamo fatti anche un po' da soli e quindi su quelli dovevamo migliorare. E quindi I nostri sforzi erano più orientati al miglioramento della squadra piuttosto che alle note vicende che ormai conoscete tutti. È venuto a parlare il presidente Iachini, perché era giusto che fosse così, ha tranquillizzato tutti quanti noi e tutto il gruppo squadra una volta che era stato firmato il preliminare, e poi ieri abbiamo conosciuto il nuovo presidente, la nuova proprietà, i nuovi direttori e ci siamo fatti, diciamo, il primo approccio. È una partita estremamente difficile, conosco molto bene l'allenatore, conosco molto bene l'ambiente del Montevarchi, conosco molto bene tantissimi calciatori che hanno a disposizione e so che domani, se dovessimo sbagliare l'atteggiamento, è una partita dove rischieremo di fare una brutta figura. Noi dobbiamo portare dentro il campo intanto tutti gli errori che abbiamo commesso con il Cesena, perché dobbiamo dimostrare in primis a noi stessi che è stato un passaggio a vuoto, degli errori che ci possono stare viste le tante difficoltà che avevamo, ma dobbiamo anche far capire a tutti che gli errori sono stati metabolizzati. Quindi intanto non dobbiamo commettere l'errore di sbagliare l'atteggiamento. Troviamo una squadra che è iperaggressiva, una squadra che sa stare nei duelli, una squadra che ha giocatori interessantissimi per uno contro uno, per attacco agli spazi, per fisicità, possono essere estremamente pericolosi sulle palle native. Non dimentichiamo mai che magari ora le ultime partite sono venute fuori dei risultati negativi, però è vero anche che io ho visto tutte le partite. È vero anche che sono risultati che potevano essere anche diversi, perché hanno avuto sempre occasioni per fare gol. Andiamo in Serie D, l'anticipo tra Castelnuovo e Recanatese sul neutro di Pineto è stato sospeso al secondo minuto della ripresa per infortunio del direttore di gara, coi marchigiani avanti 0-1, il servizio di Stefano Recanati. A raccontarla qualcuno stenterebbe a crederci, invece per fortuna ci sono le immagini a testimoniare quello che crediamo finora non sia mai accaduto in nessun'altra categoria, e cioè l'ennesimo infortunio ad un direttore di gara. Quest'oggi a farne le spese Rizzello di Casarano, infortunato sia ad avvio di ripresa al polpaccio destro, medesimo infortunio capitato a Fantozzi di Civitavecchia qualche settimana fa, quando in campo c'era ancora il Castelnuovo. Ma andiamo con ordine: mister Di Fabio deve fare a meno dello squalificato Tancredi e di Petronelli, che ha lasciato nei giorni scorsi la squadra per
problemi familiari sulla corsia Mancina-Cerragni, mentre a centrocampo torna dal primo minuto Marianeschi. Sul fronte opposto, mister Pagliari, rispetto alla gara vinta contro l'Aurora Alto Casertano, inserisce Senigallesi per Marinucci e sbaffo per Greco. Primi 15 minuti che scorrono via velocemente, con le due squadre impegnate a studiarsi. Al primo affondo gli ospiti passano, Ragni resta a terra toccato duro da un avversario, l'azione prosegue con Senigallesi che sfreccia sulla corsia di destra, l'assist sul secondo palo è perfetto per l'appostato Minella, per il quale un gioco da ragazzi mettere in rete. Poco più tardi Ragni è costretto ad alzare bandiera bianca, al suo posto Morelli con Di Fabio che non cambia la fase offensiva. I neroverdi non riescono però ad entrare in partita, con i due centrocampisti troppo spesso distanti dal reparto offensivo. Dopo la mezz'ora a farsi vedere sono ancora i leopardiani, pallone in verticale che premia il movimento di Minella, l'autore del gol del vantaggio, però spara addosso a Grace. Due minuti più tardi si vedono in avanti per la prima volta anche i locali. Imbucata di Degidio per Ripa che prima della conclusione viene strattonato da un avversario. Se da parte dell'ex attaccante della Juve Stabia, ma per Rizzello di Casarano si può giocare. Il Castelnuovo con tanta forza di volontà prova a reagire, sempre con Ripa che gira di testa un cross proveniente dalla sinistra senza inquadrare però lo specchio della porta. Prima del recupero è fondamentale l'intervento di Casimirri che ferma Giampaolo lanciato in porta, poteva essere una mazzata per gli uomini di Fabio. Nella seconda frazione di gioco, nemmeno due giri di lancette, il direttore di gara si accascia a terra per un problema fisico. Gara sospesa in un primo momento e rinviata poi a data da destinare, presumibilmente a mercoledì 10 novembre. E ora vediamo il quadro di tutte le altre partite di questa settima giornata di campionato nel servizio di Jacopo Forcella, ricordando che nella notte ci sarà il ritorno all'ora solare e dunque le partite inizieranno alle ore 14:30. Vediamo. Al netto dell'anticipo odierno del Castelnuovo, il match clou della settima di andata in Serie D, Girone F, sarà al Capo i Prati di Fiuggi, dove la capolista di Romondini ospita il Pineto, diretta inseguitrice della prima in classifica. Striscia aperta di 5 successi consecutivi per i padroni di casa, che dopo lo stop iniziale col Notaresco all'esordio non hanno più sbagliato un colpo. Chieti, San Benedettese, Monte Giorgio, Tolentino e Aurora Alto Casertano senza mai uno stop. Più o meno lo stesso percorso del Pineto. Sconfitta all'esordio col Castelnuovo e poi una sequenza di successi interrotta soltanto dal pareggio beffardo e con non poche polemiche di due settimane fa a Recanati. Ma una partita difficile, ma come tutte del resto, perché è normale di affrontare una squadra che sta facendo molto bene, una squadra che meritatamente è al primo posto. Una bella partita e sono convinto che l'abbiamo preparata questa settimana, l'abbiamo preparata bene, dai. Sappiamo che andiamo a affrontare una squadra forte con giocatori importanti, però io sono convinto delle potenzialità della mia squadra e spero di vedere una bella partita. Altra gara da non perdere assolutamente è quella dell'Aragona di Vasto, dove si recherà il Chieti, che all'Angelini va così così, ma in trasferta rende certamente meglio. Dalla parte opposta, gli aragonesi possono rispondere con l'entusiasmo del primo squillo in campionato sul campo del Notaresco. La formazione di Fulvio D'Adderio potrebbe vedere qualche cambiamento davanti, dove sembra destinato all'addio Martiniello, e la società biancorossa si sta muovendo per dare al tecnico una prima punta in grado di fornire un buon bottino di reti. Gara vietata al pubblico neroverde su disposizione della prefettura, che ha inserito Vastese Chieti tra le gare a rischio sulla base delle determinazioni del Comitato Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive. Quello che è importante poi alla fine credo è fare una buona partita, che i ragazzi insomma vadano preparati e diano il meglio di loro, quindi proveremo a fare la prestazione. Ultima battuta, l'obiettivo rimane sempre quello di? Ma l'obiettivo è quello di fare un buon campionato sostanzialmente, poi la Serie D è un campionato dove è a due facce, perché la prima parte del campionato e la seconda spesso assumono caratteristiche diverse, vedremo dove saremo a dicembre. Partita particolare per Massimo Epifani a Fano, il Notaresco va al Mancini per cancellare un momento non proprio indimenticabile e provare a risalire la china in classifica. I granata marchi Gianni sono un osso duro, è vero, ma i rossoblù non hanno molte alternative ai tre punti, pena l'abbandono troppo repentino a velleità di primo posto. Squadra che innanzitutto è una squadra retrocessa dalla Serie C, è una squadra blasonata, quindi hanno costruito una squadra secondo me importante con giocatori importanti e quindi ci aspetterà una partita molto difficile.
perché incontriamo una squadra che è partita come noi per fare un campionato di vertice, quindi sarà sicuramente una partita da prepararla molto molto bene e dobbiamo fare una grande gara dopo la prestazione negativa di domenica scorsa. Infine il Nereto, che col Monte Giorgio cerca la prima vittoria. Non che i marchigiani se la passino molto meglio, ma il successo col Porto d'Ascoli di una settimana fa ha dato ossigeno alle speranze dell'11 di Eddie Mengo. Dalla parte vibratiana, Leonardo Bitetto ha bisogno di tempo, ma non troppo, perché la stagione corre veloce e il penultimo posto in classifica è troppo scomodo, seppur per una squadra la prima esperienza in Serie D. È tutto per questa seconda edizione del TG6, vi ricordo che tutti i servizi che avete visto sono già disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Grazie per l'attenzione, l'appuntamento è con l'edizione delle ore 23, buona serata.